Allora, cominciamo un attimo. Allora, dunque, io ho avuto questo libro un paio di giorni fa e ho cominciato a leggerlo molto velocemente. Devo dire che io quando vedo un libro in libreria mi baso sul titolo e poi non voglio leggere recensioni, non voglio leggere nulla perché voglio aprirlo e con l'incipit appassionarmi al testo. Dunque, quando ho aperto questo libro ho cominciato a leggere il testo di Flavia e ho trovato che era qualcosa di autobiografico e mi è piaciuto molto l'inizio, particolare, anche perché lei inizia parlando di se stessa in prima persona, vero? Era un inizio molto bello, ma subito dopo però mi sono resa conto che la cosa si sviava perché diventava un'indagine sociologica molto interessante. Quindi io vi dico quello che ho provato io nel leggere l'inizio del libro. E tra l'altro, se a Flavia non dispiace, vorrei leggere l'inizio proprio, perché è una cosa molto particolare, molto bella. Signore, non mi faccia il doppio mento, eh? Non il doppio mento, perché se qualcuno gradisce qualcosa. L'inquadratura non mi piace, qui vengo per il momento, io confido in lei. Mi sono un po' ingrassata, già non mi si vede più la roba. Poi ci manca solo. Un caffè? Un caffè? Allora, un tè? Bellissima questa cosa, io devo fare assolutamente qualche cosa. Certo, non ricordo, è un souvenir. Quasi una dichiarazione iniziale di intenti, secondo me. Allora, si chiama Il Grado Zero. Da piccola mi sentivo brutta e questo mi ha salvato. Avevo dei crespi capelli a caschetto, ero visibilmente sovrappeso, detestavo ogni forma di educazione e tutto ciò che una bambina nata a metà degli anni Ottanta doveva fare o saper fare. Odiavo il rosa, le bambole, essere costretta ad aiutare in cucina e a mostrare una squisita gentilezza quando mi appartenevano più gli schiaffi che i sorrisi. Per i miei genitori, naturalmente, ero la bambina più bella e aggraziata del mondo. A 7 anni fui etichettata come fatta a modo suo e di conseguenza venne esonerata dal corso di danza classica e dai relativi tutù, dal ballo moderno e dalle lezioni di cucito, ancora molto popolari presso l'istituto di suore che frequentavo, dalle gite scolastiche, dal catechismo e dalle feste dei compagni di classe. Ricordo gli anni precedenti, quelli dai 5 ai 7, come un lutto continuo. Mia madre si era accorta che l'immagine di me che aveva desiderato non coincideva con la realtà e non riusciva a capacitarsi che non fossi la bambina che aveva sempre sognato e che credeva di aver partorito. Pur avendo 2 braccia e 2 gambe, non ero quello che i parametri familiari, con le relative storie tramandate all'interno dei consessi matriarcali, le avevano suggerito essere una femmina. Soffrivo molto perché avevo un fratello bellissimo e molto simpatico, eppure, e lo dico con un certo orgoglio, senza alcuna retorica o invidia per le belle bimbe che vedevo a scuola e che producevano in me una sorta di estatica ammirazione, essere stata brutta durante l'infanzia è stata la cosa più educativa che mi sia capitata. Mi ha permesso di provare a guardare oltre la superficie, mi ha obbligato a fare i conti con le mie debolezze, mi ha spinto a costruire un punto di vista personale e soprattutto mi ha sottratto alle straordinarie aspettative che ogni madre, perfino la più femminista, la più moderna, la più rivoluzionaria delle madri, costruisce sulla propria figlia. E credo che questo incipit già descrive un po' tutta la situazione di Flavia e poi invece quello che è andato a scrivere successivamente. Quindi dicevo che dopo questo inizio autobiografico si passa invece ad un'indagine sociologica molto attenta e molto sottile. Io ho appuntato alcune cose. Una delle cose che mi ha fatto una grande impressione è che sapete più o meno di che cosa parla questo libro? Credo che un po' tutti lo sappiano, no? Si parla appunto di queste bambine che vengono
sfruttate, fra parentesi, dai genitori e soprattutto dalle madri, perché possano sfilare a questi concorsi di bellezza, ma soprattutto per la moda bimbi e poi anche per un altro tipo di moda che poi vedremo in un secondo tempo. Per quanto riguarda l'inizio, mi ha scioccato la frase di alcuni organizzatori che chiamano i bambini cuccioli, perché sono più freschi e genuini. Questa parola cuccioli mi ha fatto pensare veramente a come se fossero degli animali, dei poveri cagnolini che vengono imbellettati, profumati e poi fatti andare sulle passerelle perché possono in qualche modo autorappresentarsi e soprattutto rappresentare i desideri di quelle che sono le mamme, in genere i genitori, ma soprattutto le mamme che hanno avuto probabilmente in passato dei desideri di fare l'attrice, di sfondare nel campo della moda e dove sono state invece poi in qualche modo frustrate e che quindi riversano soprattutto sulle figlie, anche sui figli, perché anche sui bambini, sui maschi, questo loro desiderio di esporsi, che a volte non coincide col desiderio dei bambini che invece a quell'età vorrebbero forse giocare, perché poi queste bambine o bambini iniziano a lavorare all'età di 2 anni e mezzo a volte, che è una cosa folle, perché vengono veramente sfruttati, ci dovrebbe essere una legge che impedisce questa cosa. Un nonno dice: questi bambini sono belli a tempo. Questa è un'altra frase che trovo agghiacciante, perché è vero, i bambini sono belli a tempo, perché poi, finito quel periodo, finito quel momento in cui possono esporsi, essere belli, cominciano a crescere e nella crescita cambiano i bambini fisicamente, cambiano anche i bambini fortunatamente mentalmente e non sono più disposti a fare certe cose, ma soprattutto cambiano fisicamente, quindi questa è una grande frustrazione, perché magari quello che si era sentito tanto bello, tanto bella, poi improvvisamente quando comincia ad essere adolescente, magari comincia ad avere i brufoli, oppure a ingrassare, oppure a essere, che ne so, poco simpatica, e c'è un crollo psicologico tremendo, quindi credo che questa sia una delle cose peggiori che si possano fare all'infanzia, perché è una cosa... Io ho già parlato troppo. Vorrei che Flavia... No, dimmi te qualcosa, poi io continuo. Ma io sono logorroica, per cui no, ma io cioè, non sentivo rileggere questi incipiti da quando è uscito il libro, quindi mi ha un po' sconvolto. Non pensavo di essere stata così precisa rispetto a me stessa. E niente, praticamente il libro come è nato un paio d'anni fa, circa 5 anni fa, quando mi sono trovata a Prato in un albergo di provincia, quindi nella provincia pratese che è la più addormentata e agghiacciante d'Italia, e c'era questa passerella e su questa passerella sfilavano bambine di 3, 4, 5 anni e sembravano delle piccole donne. Allora mi sono detta: ma chi sono queste bambine? Chi sono le loro mamme? Che cosa vogliono? Perché sono qui? Perché sono truccate così piccole? Soprattutto, qual è stato il momento in cui i bambini come me, cioè quelli alla fine degli anni 80, insomma, giocavano con le Barbie, e perché queste bambine invece sognano di diventare delle Barbie? È un passaggio emblematico. E allora ho iniziato a frequentare le manifestazioni del settore, perché questo qui è un settore che vive di un sacco di cose. C'è Fittilingo, che è la manifestazione centrale, perché noi non lo sappiamo, ma il segmento moda in Italia vale 2,7 miliardi di euro, quindi comunque è un business importante. Anche le mamme con bambini sono dei settori in crescita, anche se è in crescita tipo dello 0,8% l'anno scorso. E poi i concorsi di bellezza, che sono delle perle, perché mentre in America sono super... c'è un mondo, quindi si spendono un sacco di soldi, ma si vincono anche un sacco di soldi. Nel nostro paese i premi sono solitamente cesti alimentari, quindi anche lì si va con la luce e vino. E poi sono andata appunto a Pitti ho trovato delle situazioni anche un po' sconvolgenti, tipo una sfilata in cui i bambini venivano, sono stati tenuti tutto il pomeriggio senza acqua, e a un certo punto vado, perché il bambino che
chiede di bere, cioè chiede di bere, beve, poi vai al vestito, soprattutto con le belle mani. E qui ritorniamo al discorso degli animali e dei cuccioli, perché il discorso del, che non fanno bere i bambini è quello che succede alle parate della regina Elisabetta, dove i cavalli che sfilano non li fanno mangiare perché potrebbero fare delle cose, per cui anche, però insomma che un bambino non possa bere è veramente vergognoso. Mi sa che conviene aspettare. Mi ha sconcertato dove c'erano questi bambini, no, che non hanno avuto la possibilità di bere per un intero pomeriggio. Poi a un certo punto io ero con i genitori perché mi ero finta una mamma, stavo in un posto di un teatro che si chiama il Teatro Odeon a Firenze, e ci avevano messo in un locale tecnico perché tutto il teatro era stato pieno di gente. E allora quando si diffuse tra i genitori la notizia che i bambini non avessero avuto l'opportunità di bere, i genitori non hanno fatto niente. Quindi questa è la cosa che mi ha sconvolto, cioè se pensate che tuo figlio comunque per un intero pomeriggio non ha bevuto, forse viene l'idea di dire lo porto via, ma non è una critica al genitore, perché il libro cerca di raccontare questo piccolo mondo ed è diviso su dei livelli. Il trattamento io poi non si può fare, non si fa, questi concorsi sono molto scorsi, non sono... No, sono in Italia, grandi, io faccio, ecco qua. Allora, il discorso qual è stato? Che praticamente... Mi sono intrufolata in questo mondo che prima è diventato un documentario per Radio 3, dove raccontavo insomma queste bambine piccolissime che vivono una vita un po' da adulte. La cosa che mi ha iniziato a sconvolgere appunto quando ho cominciato a lavorare sul tema erano queste bimbe che a volte le interviste mi dicevano non mi piacciono i servizi fotografici perché non mi fanno bere, piuttosto che non mi piace quando mi truccano perché mi dà fastidio la pelle, non mi piace quando mi truccano i capelli e poi la mamma quando mi lava piango, sì, lei lo sa. E quindi questo è un po' il discorso di questo mondo. Il mondo fatto di lustrine molto spesso però uno non sa come funziona. E da lì sono nate due interrogazioni parlamentari rispetto al trattamento dei bambini, un DDL che è stato presentato l'anno scorso in occasione della giornata del mondiale delle bambine. Questo è un po' il quadro. Sì. Perché appunto ci sono le bambine che portano gli abiti, che mostrano gli abiti da bambine, e in America con Tom Ford c'erano le bambine che si vestivano da adulte, addirittura con gli abiti di Madonna, con il reggiseno a punta, quelle cose stranissime, e allora lì ancora peggio. Purtroppo prendiamo sempre le cose dall'estero e prendiamo l'aspetto peggiore, esatto, però prendiamo l'aspetto peggiore, quindi cerchiamo di ridimensionare il tutto. Comunque Flavia ci ha dato uno spaccato interessantissimo, anche con... E poi la cosa che mi dico, come dicevo prima a lei, le battaglie non è che le può fare da sola. Infatti. Cioè nel senso che... Ma lei posso portare a casa con me? Viene con me? Sì, la voglio! Assolutamente, bella! Questo è un
manca, ora non so più il bisogno di soldi per l'impellente. A forse ci vogliono gli psicologi, questi genitori. Ma io volevo vincere. Ha scritto un libro appositamente per mettere anche io. Ma adesso lo chiedo forse se parliamo uno alla volta qualcosina sì che puoi. Allora dicevo, Flavia ha Flavia ha scritto un interessantissimo libro documentatissimo dove esprime proprio questo dissenso contro questa cosa e giustamente da giovane femminista e giustamente secondo me lei dice cominciamo a fare delle battaglie reali, non andiamo sul generalista. Flavia della sua disponibilità e della sua paura perché ha scritto delle cose belle. Erano tutto mille qua. Sì, ho fatto fronte comune. Ma che cos'è?
30. Perché sei sola? Quanti 30 anni? Non c'è anche Dani. Cioè, quindi tu vedi, una trentenne e un uomo. Sì. Un uomo lì, poi ho fatto. La prossima volta. Sì, no, lo rimuovo sempre. Sì. Anche io. Io quella volta spese niente al, non so, sui set, andare ai fotografi o con loro. No, sono bambini in realtà molto adultizzati, perché sono bambini che hanno ben chiaro come... obbedienti, che non appunto che non tentano male, che non danno fastidio, che se ti dai un compito lo eseguono, perché alla fine quando vanno, si tende da tutto un mondo molto vario, riguarda 300-400 bambini e poi lì analizza anche quello che in realtà ho provato a raccontare, quello che in realtà è il fenomeno che riguarda tutti noi, perché questi bambini creano un immaginario che bene o male tocca lei che sfoglia un giornale, vede le foto per sua nipote o pensa a cosa regalarmi per Natale, oppure non so, mia madre che appunto guarda la televisione e si fa un'idea di cosa deve essere una bella bambina o cosa deve essere una bella ragazza. Cioè questo mondo produce un immaginario che poi alla fine riguarda tutti noi, e questo è il secondo piano del libro. Tornando al primo, ci sono delle mamme molto belle, molto brave, che fanno vivere i bambini questo primo gioco, ma la maggior parte della mia esperienza sono mamme che quando ti dicono che lavoro fai ti dicono faccio la mamma manager. Fai la mamma manager, tu le dici di cosa? E loro ti dicono di mio figlio. Per esempio, vi faccio un po' di esempi pratici. Vado a un casting a Milano perché i bambini vengono selezionati dalle agenzie di moda per bambini e poi vengono presentati ai marchi in momenti in cui ci sono nei casting, in cui vengono praticamente fatti camminare. Nella fattispecie di questo casting c'era una sala con un puntino al centro, il bambino arrivava, doveva camminare, mettersi sul puntino e poi ubbidire, eseguire quello che gli veniva detto di fare. E allora a un certo punto incontro questa mamma, una bella ragazza siciliana, e 25-26 anni, e dico: senti, ma tu che lavoro fai? Guarda, io volevo lavorare nel mondo della moda, poi sono rimasta incinta e ho rinunciato, però sono contenta perché è nato questo bel bambino. E ho detto: senti, ma tu fai tutte le settimane avanti e indietro dalla Sicilia? Per cosa? Per fare i casting? Sì, ma sai, io sono orgogliosa e poi a mio figlio piace. Il bimbo aveva un anno e mezzo. Un anno e mezzo. È molto difficile che un bambino abbia cognizione di quello che sta facendo. Questo è per fargli capire una cosa. Guadagno è su, anche lì su due livelli, perché c'è il guadagno standard del bambino che fa il redazionale. Quando capite una rivista di moda, ci sono sempre i servizi fotografici dove i bambini trovano degli abiti e non so, come con le modelle. Solo che le modelle guadagnano centinaia se non migliaia di euro, i bambini ne guadagnano 30 euro. Sì, sì. 30 euro. Oppure l'istituto. Ma l'immagine è lì che si entrano il discorso, perché per le sfilate di tutti invece guadagnano in media 200 euro e tenete conto che un albergo a pizza, i giorni di tutti meno di 100 euro non ti costa a notte, e il viaggio è carico dei genitori e tengono i bambini impegnati per 3 giorni. Oppure ci sono, non so, le pubblicità.
le pubblicità vanno dai 300 ai 500 euro, che sono compensi esori, anche perché per legge il lavoro minorile dovrebbe essere equiparato al lavoro adulto, ma così non è. Io ho intervistato una di un'agenzia e a un certo punto mi ha detto, sai, noi li paghiamo poco perché non vorremmo che fosse lavoro sfruttamento minorile. Questo è ancora peggio. Di solito le due volte. E questo è un po' il quadro. Una cosa tragica che riporta Flavia, che una bambina qui è stato chiesto come mai ti piace fare questo lavoro e lei ha risposto mi piace perché se piace agli altri è bello. Quindi il discorso di piacere agli altri, comportarsi come vogliono gli altri, quindi non avere nulla di libero nella propria personalità, nella propria autonomia. E infatti si ritorna indietro andando avanti, è una cosa incredibile. E a proposito invece di questi bambini, che dice come mai stanno buoni e non piangono, vengono chiamati bambini robot, che è un'altra cosa che mi ha scioccato. Cioè, bambini robot, no, ci mancherebbe. Stavo parlando con questa mamma e cercavo di comprendere tutte le mie espressioni facciali e lei mi fa, no, perché questi sono veri e propri bambini robot, parlando della figlia anche. Nel senso così? Sì, sì. E diceva, questi sono bambini bravissimi perché seguono tutti i ritmi, sul set sono bravi, sono dei veri e propri bambini robot. E lei era molto orgogliosa di questo. Per esempio, nelle scuole religiose, di suore, di preti, si è sempre fatto recitare i bambini. È sempre stato l'attitudine di far recitare i bambini. Recitare? Credo che li aiutava un po'. Sicuramente, ma sì, ma recitare è totalmente diverso, è proprio un'altra cosa. Comunque, all'interno del discorso della recitazione c'è una grande espansione del sé, perché proprio le persone timide devono fare recitazione, perché attraverso gli esercizi, attraverso la possibilità di immedesimarsi in tanti altri personaggi, tiri fuori quelle che sono le tue paure, le tue angosce e puoi esprimerlo attraverso il teatro, anche perché poi prima di arrivare a fare una vera e propria rappresentazione teatrale, un vero laboratorio teatrale, è fatto in modo tale che tu puoi prima liberare le tue angosce, le tue paure, attraverso degli esercizi che aiutano tantissimo, magari ti fanno piangere per mezz'ora, che all'inizio è una finzione, alla fine diventa un discorso reale, un discorso vero, tu piangi perché ricordi qualcosa del tuo vissuto che ti fa piangere, finalmente lo puoi esprimere in qualche modo, lo puoi esprimere di fronte a tutti, pur senza vergognartene, e questa è la cosa bella del teatro. Quindi il discorso di far recitare i bambini è una cosa molto positiva, anzi andrebbe applicata in tutte le scuole, soprattutto a cominciare dai più piccoli. Qui è diverso, qui tu sei un manichino che presenta un abito e quindi sei un oggetto praticamente e sei considerato come tale, perché non c'è possibilità di personalizzare la cosa. Il bambino deve fare questa cosa, deve arrivare credo fino a un certo punto, fare la piroetta se ci riesce, quella piccolina che gli vogliono far fare la piroetta e aveva 2 anni e non sapeva cosa fosse una piroetta e non sapeva che cosa doveva fare, eppure era una necessità che le avevano detto gli organizzatori e i genitori che si tassano praticamente per portare questi figli a queste manifestazioni, perché appunto ci rimettono sempre, come diceva Flavia, anzi però sono famiglie che cercano attraverso l'affermazione del proprio figlio, l'affermazione sociale, perché in un mondo che si basa sull'apparenza, vedere il figlio sulla copertina di un giornale oppure in una vetrina. Perché tempo fa una mamma mi ha mandato una foto su WhatsApp di lei con i nonni che era andata a fare lo scatto davanti a una vetrina di un noto negozio a Milano a mezzanotte, appena avevano montato la vetrina, ed erano orgogliosi. Però è un mondo per cui secondo me, se uno giudica semplicemente il comportamento dei genitori, non riesce a creare un confronto. Cioè, è normale che quando senti appunto di una mamma che tiene dietro una bambina di 10 anni
per delle settimane prima di andare a fare le foto, quindi cioè, penso che sia nel nostro DNA, oppure la mamma che a 8 anni fa fare le mesh alla figlia, cioè sarebbe folle se non ci impegnassimo, però non porta al confronto, non porta neanche al tentativo di cambiare questo meccanismo che passa attraverso tanto boicottare, secondo me, ora io non ho figli quindi non posso boicottare niente, quando faccio i regali, i marchi che propongono delle bambine sessualizzate, perché se c'è una pubblicità che sostiene una bambina e fa vedere l'immagine di una bambina che ha 6-7 anni e c'ha il rossetto o i capelli tutonati piuttosto che l'ombretto e il mascara, produce lo smalto alle unghie, ma lo smalto alle unghie è comunissimo, cioè è la cosa minore, però è tanto quella bambina quanto la mamma, la zia, la nonna che vede quella bambina e crede che quella bambina debba essere questo, e più abbassiamo la nostra tolleranza più i nostri anticorpi diminuiscono. Quindi per esempio quando un truccatore mi ha detto sai, anche le bambine di 5 anni hanno le occhiaie, non le dobbiamo truccare. Cioè, io ho detto, ma io cosa devo fare allora? Con questa faccia? Oppure ho detto, come sono andata a girare all'ultimo Pitti, come dicevo prima, la più importante manifestazione, un piccolo cortometraggio per Repubblica. Allora, c'era una bimba che intervistavo, questa mi vede arrivare, mi prende la mano per la faccia e mi dice, madonna come sei truccata male. Io guardo, questa aveva 8 anni, io guardo i video su YouTube, i tutorial, ora ti dico io come ti devi truccare. Come i milanesi, non so fare il milanese, quindi lei la vuole smettere di prendere queste scene. E quindi questo un po', è un mondo che probabilmente noi, cioè io non conoscevo, l'ho sfiorato e mi ha portato con sé, però altrimenti è difficile che uno pensi che dietro una foto su un giornale ci sia tutto questo. Oppure per esempio a giugno sono andata con l'alunno a girare un documentario a Castelvolturno che è considerato il ghetto d'Italia, e a Castelvolturno l'ultimo giorno di ripresa ho trovato questa bimba di cui parlo anche nel libro, che stava nello stabilimento dove stavano facendo le riprese, e questa aveva i leggings leopardati, la maglietta di glitter, le scarpe con la zeppa e il tacco, e aveva 7 anni, e lei mi ha detto, sai, io la domenica una volta al mese vado con la mamma a fare sfilate nel centro commerciale, poi questo centro commerciale ci sono andata e vedi un mondo che non, in qualche modo non ti aspetti, perché nessuno di noi molto spesso ha chiara l'idea di mamme che litigano perché la propria figlia sta un minuto di più in fondo a una passerella in un centro commerciale in provincia di Napoli o di Taranto e si fa due foto più di una, però questo succede assolutamente nel pallone, ma cioè il pallone costruisce un immaginario diverso. Perché questo il calcio elabora un modello maschile, però questo in qualche modo condiziona un po' tutto, e si passa dal, non so se l'avete visto, ne parlo nel libro, Cristina Hopper, che è una giornalista brava e anche una scrittrice, però io ho visto la pubblicità qualche giorno fa del mini motion video, non so se l'avete visto, cioè questo rientra in quel filone lì, perché le bambine devono essere quella cosa, devono giocare con quelle cose e devono comportarsi in determinati modi, in un caso che il mondo della moda proponga sempre bambine tra due poli, esattamente come spesso voi, penso che abbiate fatto tutto un po' il femminismo, quindi fra due poli veniva incastonata la donna, così è per la bambina. La bambina o è in questo caso la ribelle oppure la principessina, mentre il maschio è il macio, scugnizzo, furbetto. E poi parli con queste bimbe di 5-6 anni, ti dicono, sai, io voglio essere bella, e tutti i maschi con cui ho parlato mi hanno detto, io voglio essere bravo. Cioè, non so se vi ricordate quello studio americano secondo cui già a 6 anni, questo è uscito un paio di mesi fa, a luglio mi pare, a 6 anni le bambine si sentono meno intelligenti dei loro coetanei maschi. Questo perché... questo è un mondo, guarda!
Da 0 a 6 anni la società ha lavorato per inculcare loro questa idea e considerava anche dalla creazione dello stereotipo. Cioè il fatto di imitare questi signori grandi è però un gioco, no? Quindi certo. Come no? Le scarpe. Le ore approfittasse dall'auto. La borsetta, i tacchi della mamma, lo facevamo per gioco ovviamente, no? Quindi era un gioco da proprio. Ma io sono cresciuta per tornare alla mia esperienza. Ha dato il ruolo di mamma la Barbie, ma non solo che c'erano diverse Barbie, c'era anche quella. Adesso c'erano tutte la presenza. No, però a vedere, c'erano molto Barbie. Ti vedi rappresentata, cioè quando io inizio così il libro, inizio per dire io sono stata tagliata fuori da determinati tipi di ambizioni, di speranze, di dedizioni, perché nel momento in cui mia madre ha visto che a 6 anni mi dava le barbie, io le rasavo a zero, le lanciavo contro un muro, ha detto non era più comprato, è andata da mio padre e ha detto questa è il maschio, è finita lì. Il problema è che nel momento in cui noi vediamo esercitiamo di scandalizzarci, esercitiamo di discutere, esercitiamo di rappresentarmi, noi siamo complici di queste cose. Certo. Cioè, nel momento in cui io ho cercato di raccontare questo fenomeno, che poi si apre, perché un fenomeno che riguarda 300-400 bambini, una volta che hanno raggiunto 1,30 m, vengono tagliati fuori, perché il bambino diventa troppo alto, non può più indossare gli abiti corretti,
quindi non può più essere un rappresentante della mala bambina, e viene eliminato davanti prossimo. Quindi questi sono bambini che hanno in alcuni casi dei danni permanenti, perché un bambino che ha 6 anni viene ritirato per il suo aspetto fisico e non ha gli strumenti per decodificare il rifiuto. Cioè non ce la, io non so, 20 giorni. Hai un rifiuto per il tuo aspetto fisico, oppure per la tua intelligenza, è un shock ogni volta. Se figuriamoci, ma anche un bambino di 6-7 anni che non ha la capacità di comprendere per quale motivo lui non è stato scelto e la sua richiesta sì. Ma questo è un fenomeno che riguarda un tot di bambini. E lì c'è tutta la parte relativa allo sfruttamento, di quella che ha dato adito prima alle due interrogazioni parlamentari e poi al disegno di legge. E poi c'è no, perché questa è tutto il lavoro in deroga. Tutto questo lavoro minorile è un lavoro in deroga che rientra nella deroga per lo sport e le attività dello spettacolo. Quindi questi bambini hanno un modo di... Il fondo libro poi è citata sì. Anche... Nell'appendice. Nell'appendice c'è questa sì. Circolare del Ministero del Lavoro, secondo cui, per esempio, i bambini fino a 3 anni, leggo una cosa qualsiasi, non possono lavorare più di 3 ore al giorno. Cioè, ma un bambino di 3 anni deve lavorare massimo 3 ore al giorno, sono tantissime. Non deve proprio lavorare, non dovrebbe. Ci scandalizziamo con la Italia e l'India. E poi lì c'è un'altra cosa interessante, perché non c'è spesso questi bambini sfruttati dalla società. Pubblicizzano degli altri che vengono avanti dalla tra l'altro. Beh, dopo di questo bambino, il problema è quello. Comunque ha riportato Flavia anche una cosa molto interessante del professor Saggese che io ho segnalato. Decido di parlarne con Giuseppe Saggese, professore ordinario di pediatria all'Università di Pisa, post presidente della Società Italiana di Pediatria e fondatore nonché presidente della Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza. È un signore molto distinto, alto, magro, che lavora con i bambini da sempre e ne conosce approfonditamente la psicologia e l'evoluzione. In casi come questi, mi spiega accogliendomi nel suo studio pisano, ma anche nelle situazioni meno estreme che possiamo ritrovare in Italia, è lecito parlare di infanzia violata. Un tempo i genitori erano degli educatori, mentre adesso devono essere loro a venire condotti per mano nei meandri del mondo. Sono uomini e donne inadeguati, frustrati, che cercano un riscatto ai loro insuccessi attraverso i figli. Sono incapaci di comprendere che esista una fisiologia nella crescita e che questo tipo di esposizioni possano creare dei gravi danni a livello psicosociale. Anoressia o bulimia, ma anche problemi psicologici come ansia e depressione, sono solo alcune delle conseguenze. Diventa lecito domandarsi allora come e quanto rapidamente siano cambiate le cose. Rispetto agli anni 70, quando io ho cominciato a fare questo lavoro, continua Saggese, si è assistito in Italia a una vera e propria rivoluzione. Prima i genitori e i bambini vivevano in famiglie allargate, c'erano molti più figli e c'erano maggiori regole. Le bambine italiane che oggi sognano e alcune volte fanno le modelle, allora avevano un orizzonte molto limitato che si fermava a una sola cosa, il gioco. L'anticipazione complessiva a cui stiamo assistendo è la fotografia di una necessità trasversale che spinge i bambini a crescere prima e che vede assottigliarsi il ruolo dei genitori. Bisogna ricordare che anche a causa delle influenze ambientali le bambine adesso hanno una crescita più precoce. Se prima sviluppavano intorno ai 13 anni, ora l'età media è di 12. In questo contesto, sfilate, casting, trucchi e manipolazioni dell'aspetto fisico portano ad un'ulteriore alterazione dello sviluppo rispetto alle relazioni sociali consuete. Poco importa che il genitore provi a presentare al bambino come un gioco il set fotografico o la pubblicità. Esattamente come accade con lo sport agonistico che devia il piccolo dal suo ambiente naturale, vengono prodotti dei danni che il genitore tende a giustificare in modo inconscio.
danni che potranno poi presentarsi durante l'adolescenza, quando la ricerca della propria identità vibra in un limite sottilissimo fra fisiologia e patologia, e basta davvero poco per alterare in modo definitivo un equilibrio. Quindi qui c'è proprio la risposta a tutte le domande che ci siamo fatte un po' tutti, perché indubbiamente questa è una cosa scioccante. Fra gli organizzatori non sarebbe utile introdurre un po' di senso di spirito, senso fumo, un po' di senso di spirito, del ridicolo, di saper dare una proporzione? È una questione di soldi, è una questione di business, per cui non credo che l'umorismo possa in qualche modo aiutare. È tutto un giro di soldi dietro enorme, per cui è chiaro che è solo una questione. Infatti io mi sono meravigliata e ti volevo chiedere, tu fai i nomi delle agenzie che sono quelle che sono alle spalle di questi casting, non hai avuto ripercussioni legali, non ti hanno fatto denunce, cose? Perché tu attacchi molto duramente, giustamente. Cioè io penso questo, che nel momento in cui fai un lavoro, lo fai documentato, cioè all'inizio quando c'è il libro io ho ricevuto diverse lettere sui giornali, cioè cosa succedeva? Uscivano gli articoli sul libro e Pitti, per esempio, scriveva al giornale, nella fattispecie al direttore, diffidando della pubblicazione di quel testo e minacciando querela. Infatti, mi sembrava. Sì, ma quello era fisiologico, cioè non è che quando... Però la querela non è arrivata. Perché tutto quello che ho fatto era documentato, io sui video, sulle fotografie, sulle testimonianze delle mamme, sulle foto, sulle registrazioni. Quindi c'è in quei frangenti, soprattutto quando io vi ho parlato prima della sfilata senza acqua, io ho messo il nome del brand, che era proprio specie il buco, ho messo il nome dell'organizzatrice, ho messo il nome delle persone che stavano lì, perché se succede una cosa del genere, cioè io non sopporto che ti fai denunce e generiche. Cioè io ieri ho intervistato, ma no, è inutile perché alla fine, cioè non, e questo per esempio ieri ho intervistato una nota, cioè di cui non fare il nome, e non è, in realtà è più tipo quando tu sei televisiva, e a un certo punto gli ho detto, gli ho chiesto del caso Weinstein e gli ho domandato, senta ma c'è nel mondo della televisione, infatti però sono i raccomandati della politica. Dico, va bene, mi faccio i nomi. No, i nomi non li faccio, li farò quando questo muro di realtà si romperà. Ecco, per me questo, cioè è inutile che lanciamo. Sì, non c'è nel senso di tirare la mano, è assurdo. Quindi poi quando cominciamo a fare il mondo lì, c'è anche molestia. Ma io non ho documentato molestia, assolutamente no. Però di verità. Come minimo vuoi rischio. Cioè, sicuramente abbiamo a che fare con un mondo in cui delle bambine vengono proposte come più donne. Quindi, cioè io personalmente non ho documentato quando ho incontrato le mamme che le volevano a voi, cioè io personalmente che sono una bambina. Cioè io ho un cane, non lascio quel cane da solo, ora mia madre, però non lascerei mai un estraneo. Quindi gli ho chiesto, senti ma quando lasciate le bambine in mano a degli sconosciuti, non avete paura? Cioè io avrei un terrore enorme. E loro mi dicevano ogni volta, no, la cosa più è di fare mia figlia, perché io l'ho incontrato giustamente solo di una mamma, e se ti dicono di togliere le mie bambine, urla e scappa. Oddio! Oh mio Dio! Sì, c'è scritto così. Oddio, questo non lo leggo, non ci ho fatto caso, mi è sfuggito. Di solito non chiedono. Ad esempio, quando il bambino è stato lasciato da solo, ci sono delle figure di genitori. E questo che chiedono è
interrogazioni parlamentari. Ci sia qualcuno nel ministero che non è mai stato previsto fino ad oggi, oppure era previsto? No, non è mai stato previsto. Che sia il reverso di genitore. No. E i casi non sono tenuti a fare questo ci deve stare per forza il genitore, perché il minore non è quello che prende il riserva in caucci e va col primo che salta. Il problema qual è? Che si deve creare un meccanismo di sudditanza psicologica nei confronti degli organizzatori, per cui il genitore dice: se io mi oppongo non mi chiamano più. Qualche meccanismo del caso essere certo. Sì, del mondo del lavoro, insomma, è il meccanismo di potere basico. E quindi cosa succede? Il genitore vede che tutti fanno così, fa così, e lì sul set non c'è qualcuno deputato. Ci dovrebbe essere l'agenzia quando non viene allontanata, perché nella famosa sfilata di cui parlavamo prima, per esempio, l'agenzia era stata messa lontanissima e non aveva avuto l'opportunità di vedere i bambini. Perché la scusa qual è? Noi siamo, dobbiamo essere rapidi, non possiamo perdere tempo, ci sono dei ritmi di lavoro e tutti dietro ci incalciano. Quindi chi ci incalcia deve star fuori. Cioè addirittura ci sono le comunicazioni che mandano ai genitori per le sfilate, dicono: un bambino può entrare solo con un genitore, l'altro genitore è sempre lì, può aspettare o in macchina o in bar vicino. Questo per ricordarvi come un mondo che uno immagina molto spesso, molto vicino ai bambini, è capace di produrre e di prestare attenzione ai piccoli, in realtà totalmente disumanizzato in qualche modo. Invece l'ambiente è tutto di gara, di concorrenza. Sì, è molto. C'è anche l'ambiente di gioco, quindi c'è anche momenti in cui sembra un gioco, però per molti sembra sì una gara, anche perché le bambine, anche per lì è stato l'ultimo pizzo che queste bambine, ho detto: ma cos'è per voi importante? È essere più bella di, essere più famosa di, io voglio essere famosa. Cioè loro sognano di dire, sì, voglio fare, loro sognano di essere Belen Rodriguez. Cioè io voglio essere Belen Rodriguez. Sì. Sì, la mamma di Lidia che ha fatto tutta questa indagine, ha scritto il libro. Secondo te, chi è che sbaglia? Secondo me chi sbaglia? Io penso che sia un sistema dove tu compri colpevoli, ma questo non per dire che uno è meno, cioè se tu sei colpevoli ci sono quelli che lo sono meno. Cioè, io penso che la legge debba, visto che non può intervenire sul singolo genitore, debba intervenire per arginare, limitare, in qualche modo gestire il fenomeno. Cioè è inutile che noi ci indigniamo con il genitore, perché tanto il genitore non è che gli tolgono la parte testa. Cioè ci indigniamo perché è giusto indignarsi. Sarebbe da togliere. Ma in questi te capisce che cioè, esiste quello che noi... Beh, no, fatto la televisione, la pubblicità nel periodo, no? La televisione non c'è più, non ci dovrebbe essere un passo la pubblicità. Credo che stiano facendo anche un'interpellanza parlamentare proprio per la pubblicità dei cibi di strada, spazzatura di vedere il cucino bambino al terreno. Quindi potrebbero fare una legge che comunque. Ma la legge l'hanno fatta, però è stata bloccata. Perché la legge è stata. Partendo da libro è stata fatta un DDL, questo DDL è poi diventato della senatrice Anitoli, poi è diventato un emendamento alla legge finanziaria e è stato non è stato bocciato, lei l'ha ritirato perché l'avrebbero bocciato venerdì. La senatrice Fabiola Anitoli. Praticamente obbligava su set la presenza di psicologi e di medici, obbligava la riduzione del lavoro dei bambini in modo categorico, obbligava perché alla finanziaria non va a detto. Io vorrei introdurre un argomento mondiale. Noi ci facciamo le campagne, ci scandalizziamo, evitiamo di comprare cose fatte dai bambini.
pochino di quei paesi ricchi sono stati. Ah sì, ciao, io ho visto che cose romani conoscevano perché guadagnavano, cioè una situazione sì, era comunque 5 anni le bambine e per un capito una maniera di non guadagnavano i bambini, io non sono questo della discutabile perché la situazione è stata utilizzati abbiamo fatto campagne, io mi ricordo che anche per le scarpe Adidas sì, a un certo punto i valori in quell'area sono più scandalosi dell'uso dei bambini.